Amici di Assopoker, siamo qui insieme a Cristiano Blanco, che non ha bisogno di presentazioni, grande uomo immagine, grande player, grande insomma uomo di poker a 360 gradi per quanto riguarda l'Italia, che in questi giorni è tornato a fare quello che faceva prima di diventare giocatore di poker, cioè fare il giornalista, diciamo, scomodo, giusto? Sì, no, in realtà non l'ho mai smesso, perché quando sei giornalista nell'anima, quando hai la comunicazione nell'anima, non smetti mai, anche se ti dedichi magari molto di più al poker, ai viaggi, al tavolo. Però anche quando, da quando sono giocatore professionista, comunque l'animo è sempre bollito dentro, ogni tanto esplode, e questa è Certo, una di certo. queste. Per chi non lo sapesse, allora, sul blog di Cristiano, qualche giorno fa c'è stato un post al vetriolo in cui Cristiano ha parlato, ha detto insomma un po' di verità riguardo un argomento che è molto molto attuale, ovvero quello del rapporto fra poker e informazione, diciamo tutto quello che riguarda la reputazione del poker, tante cose che non vengono dette, soprattutto nel mainstream, riguardo i telegiornali, i servizi di approfondimento, eccetera. E Cristiano ha parlato delle reali probabilità di vincita di tanti giochi che vengono a torto ritenuti meno pericolosi del poker socialmente, a livello di pericoli di ludopatia, eccetera, ma, e ne ha parlato proprio da un punto di vista, diciamo, matematico, mostrando le reali probabilità di vincita. Esatto, ma in realtà, come giustamente dicevi tu, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati alcuni servizi che ho visto in televisione che mi hanno fatto davvero rabbrividire. Io credo, in Italia nulla è fatto per caso, e credo che proprio perché diversi telegiornali hanno attaccato il mondo del poker in questa maniera, secondo me, ci può essere un motivo importante dietro a questi servizi. E allora ho deciso di dare il mio contributo, nel senso che secondo me noi giocatori di poker non possiamo più stare a guardare o aspettare che qualcun altro faccia qualcosa per noi. Dobbiamo cominciare a metterci in campo, a metterci in gioco un po' tutti quanti, e ognuno, anche se vogliamo rinunciare a qualcosina, per però fare emergere la verità, difendere un po' questo nostro gioco, questa nostra disciplina. E allora ho deciso di non inventarmi niente, semplicemente di andare a controllare e di condividere con le persone che hanno la bontà di conoscermi e stimarmi, le persone che fanno parte di questo ambiente, quello che ho scoperto. Perché altrimenti diventa una lotta impari, perché se nelle varie televisioni, nei telegiornali sentiamo quelle oscenità che abbiamo sentito nei giorni scorsi, Ti se girai tra l'altro. esattamente, se tra una pubblicità tra e l'altra vediamo che scopriamo che se ci piace vincere facile dobbiamo giocare al gratta e vinci, allora dico perfetto, vediamo se però allora è così, perché se andate contro un gioco che invece è a livello proprio matematico tra i più fair, tra i più onesti del mondo in assoluto, e invece fate passare come profittevoli per i giocatori dei giochi che in realtà non lo sono, anzi sono tutt'altro che profittevoli, allora dico un attimo ragazzi, qui Diciamo le cose come cominciamo. stanno. Cominciamo a mettere un po' le cose in chiaro. Poi ripeto, io non ho nulla contro il gratta e vinci, non ho nulla contro il lotto, contro il Superenalotto, sono giochi che vanno benissimo, purché la gente sia consapevole di che tipo di gioco è, di che probabilità ci sono. Poi, una volta che una persona sa queste cose, sa fare le Assolutamente, sue scelte, gioca al gratta e vinci o al certo. Superenalotto. Io non vieto a nessuno di fare nulla, quindi anzi, ho un esempio a casa, per esempio, avevo mia nonna che, nonostante era informata su tutte le probabilità, perché ci le dicevo io, non perché gli leggevo qualcun altro, voleva giocare lo stesso perché gli piaceva. Allora io alzo le mani e divertiti, nonna. Però ecco, l'importante è che non venga fatto passare un gioco per una cosa che in realtà non è. Certo. E infatti, appunto, la cosa che a noi addetti ai lavori, cioè più che addetti ai lavori, che può sembrare una cosa restrittiva, cioè gente che ha determinati tipi di informazione, un determinato tipo di infarinatura, sono
Cioè, sapere che per esempio il poker è il gioco che ha il payout più alto, cioè la percentuale di montepremi che ritorna al giocatore più alta di tutti gli altri giochi, anche perché non è un gioco contro il banco, cosa Certo, che invece viene ignorata, è un'informazione basilare, è un'informazione basilare, perché in un gioco contro il banco, come può essere per esempio, nome a caso, l'Enalotto, su un euro che Cristiano gioca, gli ritorna sotto forma di montepremi circa 45 centesimi, gli ritornano. Con il esattamente. poker ne tornano almeno 80, cioè almeno l'80% del giocato ritorna a montepremi. Queste sono cose che ignorano, ma probabilmente secondo te non c'è stato anche un errore nel legalizzare contemporaneamente Poker Cash e Casino Online? Secondo me sì, nel senso che ha facilitato un po' questa grande confusione che magari le persone che non sono pratiche di questo ambiente si possono trovare a dover affrontare. Io però penso che la differenza che tu hai appena nominato, cioè che il poker ridà indietro ai giocatori una maggior parte di denaro rispetto agli altri giochi, sia proprio il punto di tutto. Nel senso, noi siamo in un momento storico-economico, storico-finanziario terribile. Dobbiamo ognuno di noi contribuire a salvare questo paese e il governo attraverso varie manovre deve cercare di prendere più soldi possibili per coprire un buco pazzesco. Ecco, io penso che dietro tutto ci può essere una motivazione del genere, lo Stato deve prendere più soldi possibili e lo deve fare nel minor tempo possibile e quindi sicuramente trovare un maggior profitto se una persona spende 10 euro nel comprare un gratta e vinci piuttosto che un giocare all'otto piuttosto che farsi un sit and go da 10 euro. Io credo che ci possa essere anche questo tipo di realtà dietro. Non a caso negli ultimi mesi stanno proprio attaccando da tutte le parti il mondo del poker. C'è la Guardia di Finanza che cercano i giocatori professionisti che abbiamo vinto all'estero, e non solo professionisti, giocatori in generale. C'è questi attacchi mediatici. Io penso che dietro tutto ci possa essere un Un'unica grande strategia, fattore, un'unica regia. sì, esattamente. Poi magari Quindi, ecco. questo è un elemento di novità. Tu leghi quindi, diciamo, l'attacco mediatico intensificato nell'ultimo periodo, che si è concretizzato in tre servizi TG, diciamo, diffamanti per capirci, negli ultimi 15 giorni, tu lo leghi anche alle inchieste, agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, accertamenti che poi non si basano su criteri univoci perché ancora non c'è una normativa. Guarda, secondo me sì, nel senso che se si muove il TG1, il TG2, non si muovono per caso. Insomma, io penso che ormai abbiamo imparato che sono telegiornali, insomma, che particolarmente indirizzati verso una certa via e quindi se lo fanno c'è un motivo. Quindi ecco, e se è passata un servizio del genere vuol dire che si ha interesse che questo messaggio arrivi alla gente. Il solito discorso del qui prodest, a chi giova un discorso del genere. E credo sia anche legato con la Guardia di Finanza e l'inchiesta, anche se in questo caso per me ecco, si basa proprio su principi fantascientifici. Io mi aspetto che mi vengano a bussare alla porta perché la vittoria importante che ho fatto l'ho fatta in Germania, a Dortmund, quindi all'estero. Però sono pronto a dar battaglia perché seppur il codice tributario può anche essere chiaro sotto certi punti di vista, però è vero anche che lo stesso codice tributario nel nostro campo e nel nostro ambiente contro ogni singolo giocatore di poker si trova a contrastare decine di verità costituzionali. Io non credo che ci possa essere un giudice costituzionale, un giudice della Corte di Giustizia europea che possa dar torto a un giocatore, possa dar ragione
a uno Stato che, no, che ti vieta, per esempio, di detrarre le spese di viaggio che tu hai ottenuto o i buy-in in cui non sei arrivato. Detrarre una vincita sull'ordo è una cosa fantascientifica. Ok, può essere valida in Italia perché la si identifica come reddito diverso. Ok, però noi contestiamo quello. Non può essere così, il codice tributario è un codice di decenni fa, il Texas Hold'em in Italia è arrivato da 4 anni, non va bene. Io sono pronto a dar battaglia e come me credo anche tanti altri giocatori che fino adesso non si sono esposti, ma prima o poi verranno da tutti quanti noi, anche da giocatori più importanti e più famosi di me. Io sono pronto a lottare perché sono convinto di aver ragione e nel momento in cui arriveranno, troveranno un Cristiano Blanco agguerrito.